Amici ed amiche di TVBN, bentrovati e bentrovate. Si chiudono stasera gli eventi d'agosto al Bastione Conca di Trapani, con un gala finale che vedrà coinvolti tutti gli artisti che hanno partecipato. Ci dirà di più il direttore artistico Claudio Maltese. Siamo così giunti veramente al termine di questo lungo programma che ha visto gli eventi d'agosto al Bastione Conca, la prima edizione di questa manifestazione organizzata da me come direzione artistica, ma dalla mia associazione Tradumari Eventi, col patrocinio gratuito del Comune di Trapani, in collaborazione con l'Ente Lirico Musicale Trapanese e in particolar modo l'ATM di Trapani. Naturalmente un grazie sempre a Franco Marino della Video Service, che ci permette di poter appunto dare l'audio e luce a queste manifestazioni. L'esito di questi giorni sono stati meravigliosi, sono stati belli, perché veramente abbiamo trasformato il Bastione Conca in un teatro all'aperto. Abbiamo realizzato tantissime serate, quasi ogni sera, togliendo le giornate dedicate ai santi patroni. Poi quasi ogni sera c'è stato un evento addirittura sdoppiato tra le 19 e le 22. Con grande successo di pubblico, le persone che sono venute qui per godersi questi momenti di cultura, di arte e di tradizione. Questo è l'obiettivo che noi volevamo raggiungere, è quello di trasmettere ai cittadini e ai turisti la cultura, l'arte e la tradizione che ci attrapano. E quindi dal teatro dei pupi alla presentazione dei libri, dai pagliacci la prima sera per i bambini, fino ai momenti di grande spettacolo con il fuoco e con il canto popolare, dove abbiamo vissuto anche la notte di Ferragosto in un modo tradizionale, con l'incendio e con il falò, che ha recato molte cose belle, molte emozioni. E poi tante altre situazioni che abbiamo vissuto insieme in questi giorni. Questa sera chiuderemo in modo veramente solenne e sontuoso questo evento d'agosto al Bastione Conca alle ore 21:30 con una serata di gala. Abbiamo pensato di istituire, dato che parliamo di cultura, tradizione e arte, di istituire un premio che chiamiamo Premio Conca Trapani 2023. Questo premio Conca verrà assegnato, è già una commissione che sono composti da quelli dai soci dell'associazione Tradumari Eventi, una commissione abbiamo avuto dei nomination e ha poi deciso di affidare questa come prima edizione 5 personaggi del nostro territorio che verranno premiati proprio col premio Conca, personaggi che fanno parte di quello che è la cultura, la tradizione e l'arte del nostro territorio trapanese. Quindi questa sera ci saranno momenti di spettacolo, musica dal vivo con il duo Nicola e Peppe, poi abbiamo la danza con il Fuego ed infine abbiamo anche tanti premi, tante premiazioni e un po' tutta la presenza di tutti coloro, i protagonisti di tutte le serie del Bastione Conca. Saranno presenti tutti quanti in modo da ricevere un ricordo, ma nello stesso tempo in modo da parlare con loro e dialogare con loro per capire le loro impressioni di queste belle giornate passate al Bastione Conca.